Gara veramente tanto combattuta, però mi trovo bene con la moto. A metà ho fatto un po' di fatica con le gomme, poi ho visto che anche gli altri sono andati in difficoltà, allora ho provato ad attaccare e andare su e cercavo di stare nelle prime tre posizioni. E poi l'ultimo giro ho dato tutto. Vedevo che Nico andava forte, ho cercato di stargli più vicino possibile, ho anche provato un sorpasso. E poi alla 9 non me l'aspettavo da Tatsu, ma ha staccato tardissimo e vabbè, è andata bene così, sono veramente contento. Questo va al team che lavorano sempre molto bene. Lo sai fare la domanda, Celestino? Sì, volevo chiederti, Celestino, effettivamente operatore del gas lo sapevamo che lo eri e lo sei stato anche in gara, però ti è risultato pure l'all shot, no? La partenza finalmente è andata molto bene oggi. Sì, è andata bene, terzo, sono... no, dato tutto bene, non poteva andare meglio oggi, andata bene così. Però adesso sei a posto, dico, con la partenza anche per le prossime gare, può stare tranquillo il tuo capotecnico Marco Urani? Sì, adesso vedo se mi dà la strigliata o se andava bene. Il sorpasso più bello che hai fatto, quello che ti è piaciuto di più? Secondo me alla 6, tutti interni, sono riuscito a staccare esterno e ho girato fuori, lì è stato bellissimo. Complimenti, bravo Sì, bravo. a una certa Grazie. stavi anche rischiando qualcosina, sei andato sullo sporco, cos'è successo lì? Se puoi dire. Volevo superare in scia, solo che pensavo ci fosse un pelo più di spazio, invece non c'era, però... Vabbè. Grazie, grazie, Grazie ci mille. risentiremo. Grazie. Prima della fine avevo visto che a 9-10 era pulito, molto rotondo, però quando sei all'ultima bagarre con gli attacchi che appunto gli ha fatto Suzuki ci ha fregato, ma ha tempo per imparare e per migliorare. Questa caratteristica di entrare molto più largo rispetto alla concorrenza, però riesce a chiudere, hanno un assetto particolare, fatto apposta per lui, le sue esigenze, comunque è velocissimo e sembrava un veterano oggi.